Ho fatto una libreria seriale, quindi questo ho spulciato un MSDN per riuscire a far funzionare la porta seriale bene, che aveva dei bug fino a qualche tempo fa. Quindi questo è il momento giusto per parlare di come funziona la seriale in Windows e come farla funzionare bene. Allora, prima cosa sono gli handle. Gli handle sono dei puntatori degli oggetti del kernel in Windows. Il valore di invalido, invece che essere null, 0, per una memoria, sono tutti F. E questo qui è con una define in Windows.h che si chiama invalid handle value. E questi qui sono 0xFFFF, che è un indizio di un handle non valido. Per aprire una seriale si usa quella e la createFile. E su questa gli passi il nome che è com con un numero. E questo qui su Windows è sempre il nome di una seriale, e potrebbe essere tipo, adesso sul mio sistema c'è la com 1 e la com 3, potrebbe essere anche com 14 o così via. Su Linux so che è una cosa simile, solo che si chiamano TTY e TTY USB 3, tipo, quindi hanno più senso su Windows i nomi. Questo qui come attributi, qui dai il nome, che è questo qua, poi generic read, generic write, per dire che apre lettura e scrittura. 0 gli dici che la stai aprendo in accesso esclusivo perché non puoi avere due che usano la stessa porta. Null sono gli attributi di sicurezza del file, qui gli dici che sono ereditati dal processo padre. Open existing è per dire che tu non puoi creare una porta, devi usare quella che esiste. File attribute normal, questo qui c'è più di quanto sembra qua dietro, perché file attribute normal è un flag che usi se non usi altri flag. E una cosa che puoi fare l'attributo di overlapping, che è l'altro più significativo, che ti permette esattamente di fare delle read e delle write non bloccanti e usare la wait for single object su una struttura che si chiama overlapped. E quindi tu chiami poi la read, gli passi un indirizzo a questa struttura overlapped e poi usi la wait for single object per scoprire quando la read for write ha effetto. Quando la read è effettivamente finito. Questo qui non ho idea di cosa sia, però è null. Qui fa il controllo e questo qui get last error è la funzione Windows che ti dice l'errore. E l'errore di solito è comune a tutte le system call e c'è tipo 15.000 codici di errore diverso, letteralmente. E questo qui lo devi scoprire sulla MSDN. Quindi è comodo tutte le volte che chiami una system call vedere qual è l'errore per scoprire cosa è andato male. Tipo il codice 6 è perché hai cercato di fare un'operazione sull'handle che non è valido. Adesso la seconda cosa per poter configurare la porta c'è questa struttura che è molto importante che è il device control block. Questo qui è una struttura con un mucchio di flag, la leggi utilizzando la getcom state e la scrivi facendo la setcom state. E qui c'è questa caterva di flag. Nella MSDN nei vari esempi di solito ne configurano una piccola frazione ed era male perché alcuni di questi erano di default sono configurati in un modo che non può funzionare bene la porta seriale in alcune condizioni. Quindi ogni tanto non funziona, non capisce perché era per quello. E qui invece ho spulciato la MSDN uno per uno guardato e li ho settati tutti. E qui quello che ho fatto è disattivato tipo le linee DTR, DSR, sono tutte linee di controllo usate per esempio in modem vecchi, che non hanno molto senso se utilizzi solo RX e TX, e quindi sono tutti disattivi. Segnali di controllo di default sono tutti attivi, il controllo di flusso X è disattivo, e non solo quello, ho settato questo flag a true per dirgli di continuare anche se ci sono le condizioni che vorrebbero fare il controllo di flusso. Questo qui abort on error disattivo, perché se fosse true si fermerebbe fino a che non chiami la clear com error. Questo qui poi ci sono delle funzioni, delle potenzialità carine. Per esempio se qui tu settassi parity, se tu settassi bit di parità per controllare gli errori, c'è un'opzione tipo error char che in caso di errore di parità sostituisce il carattere con questo carattere qua, che tu vuoi specificare, quindi se per esempio trovo un errore di parità su un file che hai ricevuto, su un byte che hai ricevuto, quel byte viene impattato magari tu lo scrivi in 0xFFF lì, e
E quindi riesce a rivelare che c'è stata una riparita in questo modo qua. Poi questi qui sono i byte speciali del flusso, del controllo di flusso che è disattivo. Questi qui, dato che è disattivo il controllo di flusso, anche questi sono inutili. Questo qui invece è molto importante, questa qui è la dimensione del frame, che è 8 di default. In alcuni casi può essere 5, 6, 7, in alcuni hardware può essere 9, ma non sono sicuro che lo supporto, però tipicamente 8 scrivi. Questo qui sono il numero di bit di stop, che di solito è 1, però può essere anche 1,5 o 2. E questo qui è tutto su questa struttura di controllo. Questo qui è importante, ho dovuto spulciare molto bene la MSDN per trovare tutti questi valori qua. Hanno causato un pochi bug nelle versioni precedenti. Anche il codice che trovi su internet ne settano solo pochi, e quelli che non lasci settati rischiano che ti causino problemi. L'altra cosa sarebbe la set con mask. Ti permette sostanzialmente di settare 20 nel caso in cui qua nella file di creazione utilizzi overlapped. E questi qui gli eventi ce ne sono di diversi tipi. Per esempio c'è RxChar, che è il più importante, che è un evento che è generato quando un carattere viene messo nel buffer di input. Quindi quello che fai è sostanzialmente chiami la read file, gli passi la struttura overlapped. Qui sulla commasca hai attivato questo flag e poi utilizzi la wait for single object su quel flag, sulla struttura overlapped, che ti dirà quando la read file ha finito. Questa qui è l'idea. Però è un po' contrived, quindi è più facile che ci siano bug in mezzo, quindi ho usato un paradigma diverso che è molto più stabile adesso. Questo qui è tutto dal punto di vista di creazione e apertura della porta. Ovviamente sempre controllare tutti i codici di errore, ma è così. Chiusura della porta, chiami la close handle, però è importante che prima della close handle chiami la cancel IO. Questo qui, se c'è un'operazione in corso del driver, questo qui l'annulla e poi puoi chiudere in sicurezza. Il motivo è che se tu fai la chiusura senza fare questa e c'è un'operazione in corso, corrompi lo stato del driver e la prossima chiamata di apertura della porta rimane buggata e quindi ti si accumulano bachi e tutto comincia a funzionare molto male. Quindi per sicurezza, prima di chiusare handle, fai sempre cancel IO. Ora in lettura e scrittura. Qui all'inizio avevo usato il paradigma overlapped, per cui chiamavo una read non bloccante e poi cercavo quando aveva finito. Solo che c'erano un mucchio di bachi in mezzo. E quindi a forza di tentativi ho trovato questa funzione qua che la clear come error. Questa qui è una funzione che in teoria serve per clearare gli errori, far continuare il driver e così. Però c'è una cosa che non era spiegata bene, che spulciando la MSDN ho trovato, che ti ritorna questa qui, che è una struttura chiamata constat. E tra i vari parametri di questa struttura constat sono tutti i vari parametri importanti della seriale, tra cui il numero di byte attualmente nel buffer di ricezione e il numero di byte nel buffer di trasmissione. Per cui il paradigma che uso adesso, ho un ciclo infinito con un'attesa al fondo in un thread, e lui quello che fa è passa dalla clear come error e dice pulisce gli errori, controlla gli errori e poi prende la constat. Dalla constat dice quanti byte hai nel buffer, per esempio hai 5 byte, a questo punto chiami la read file su 5 e tutto funziona benissimo, perché avendo 5 byte nel buffer questa qui esce subito e ti riempie il buffer e continui. L'idea dell'overlapped serve perché se tu non sai quanti byte, se tu chiami un byte e la lasci bloccante, lei aspetta, che può essere male. Se tu invece la fai non bloccante usando l'overlapped, lei fa un byte, anche se non c'è niente, esce subito, e tu il controllo lo puoi fare dopo in loop. Però è buggato. E invece così funziona benissimo, perché tu questo lo fai in loop, questa qui ti dice esattamente quanti byte devi leggere, se sono 0 passi dritto, se devi leggere li leggi. La read file penso funziona esattamente come in Linux, gli passi l'handle della porta. Su Linux passi il puntatore a file, che probabilmente anche lì si chiama handle, non me lo ricordo. Poi gli passi un buffer di memoria, che sarebbe un char puntatore, una stringa. E
gli passi il numero di byte che vorresti che lui legga e un integer in cui lui ti ritorna il numero di byte che hai effettivamente letto. Usando questa clear come error, tu gli passi 5, lui ti ritorna 5, tu gli passi 7, lui ti ritorna 7. Se c'è 0 non c'entra proprio, per cui questo qui è giusto per vedere che abbia funzionato. Però se fosse una overlapped, se tu qui al posto di null ci passassi la struttura overlapped con la wait for come event, ti troveresti 0, per esempio, perché esce subito. E poi dovresti fare roba dopo per la struttura overlapped. La write è identica. Questa qui, la struttura constant, dice anche il numero di cartelli del buffer di trasmissione. Questo qui è carino averlo perché così dici, se il buffer di trasmissione è abbastanza vuoto, puoi trasmettere dati. Questa qui è l'idea di come uso questa qua. E la write è identica. Tu gli passi handle, gli passi un buffer, gli passi il numero di byte che vorresti che trasmetta, e lui ti dice il numero di byte che hai effettivamente trasmesso. E qui gli potresti passare la struttura overlapped, che in trasmissione in realtà non ha molto senso perché lui dovrebbe riuscire subito. Se tu non metti nessun flag in trasmissione, lui dovrebbe anche con la struttura overlapped riuscire subito. Questo è tutto, ho parlato di cosa sono gli handle, di come aprire, di come configurare, di come chiudere, di cosa fa questa la clear come error, di come leggere e come scrivere. E questo qui mi sa che è tutto.